Allora, oggi proviamo X Defiant, nuovo FPS Ubisoft. Abbiamo l'accesso alla closed beta. Vediamo che impressioni ci dà. Innanzitutto iniziamo dalle impostazioni. Allora, vediamo. Campo visivo. Oh, anche qui possiamo aumentare il campo visivo. ADS, determina la visione minima. Un ridotto che risponde alle tue impostazioni personali del campo visivo. Ok. Scatto automatico, no, ricarica interrotta. Allora, volevo dire soprattutto cazzi per sparare, perché no, sono vecchio stile. Quello li cambio qui. Ok, spara con arma R2, inverti. Ah, perfetto. Autonomia standard, vabbè, questo per adesso li lasciamo così, poi vediamo. Sensibilità, zona morta, ok, vibrazione può andare, chat vocale per adesso la lasciamo, poi vediamo. HDR ci sta. Lingua, dialogo solo inglese, lingua di gioco italiano, perfetto, account di rete, multipiattaforma, sì, va bene. Allora, vediamo un attimo che abbiamo qui. Schema di ricompensa, ah, dovrebbe essere il tipo Battle Pass, adesso è bloccata a 10 livelli. Sbloccare queste cose nella beta, immagino. Nel livello 1 scarichiamo, questa sarà una skin, eh sì, perché l'arma è M1, quindi la skin della M4A1. Abbiamo anche un personaggio, una skin comune, ok, lo dice lì, fucile a pompa, pacchetto emoji, skin epico, una revolver MP7, non male. Persona. Azioni, potenziatore dei fantasmi, libertà, Echelon, DeadSec. E abbiamo varie tipologie di combattenti. Ah, io posso scegliere. Blockout, quindi solo De Rosa. Tra i fantasmi possiamo usare solo Singa, Gorgon, Rino. Per libertà abbiamo Iselda, Beto, sta caricando, vediamo se ce lo fa vedere, eccoli qua, Beto e Celeste, Echelon, Malì, Samir e Rafa, ok, e poi DeadSec sono ancora alloccati, abbiamo un'anteprima. Non sappiamo i nomi. Esperti delle fiamme, soldati del futuro, combattenti per la libertà e super spie. E possiamo scegliere anche con l'MP5. Ok, può rinominarli, sì. Li identifichiamo subito al momento della scelta. MP5 e rinomina M4 1, perfetto, quindi M4 1, MP5. Poi che potremmo scegliere? Abbiamo quindi fucili di assalto M4A1, M16 KCR, sarebbe uno SCAR. Poi tra le mitragliette l'MP5, il Vector, il P90 e l'MP7, fucile a pompa, doppia canna A12, questo è quello, è automatico, infatti questo. Mitragliatrice leggere M249 RPK e su Warzone devastante MS16. Tiratore scelto, questi sono i colpi a fucile leggero da cecchino, quindi fucili tattici. Poi i cecchini, c'è cioè l'M44 e il TAC-5, non male. Mezzo giocatore, sfide, risultati, ultima parte. Va bene. Allora, vediamo. Gioca. Playlist individuali. Allora, abbiamo come modalità di gioco scorta. Scorta un carico sino al punto di consegna se sei in attacco oppure impedisce all'avversario di farlo se sei in difesa. Controllo di zona, tipo dominio. Ok. No, dominio c'è qui, quindi sì, controllo di zona, dominio, prendi e mantieni il controllo delle tre zone, AB, classiche ABC, di conquista per ottenere più punti della squadra avversaria. Ok,
Poi abbiamo occupazione, prende e mantiene il controllo di una singola zona di conquista che cambia in posizione durante la partita. Ah, ok, quindi dovrebbe essere tipo postazione di Call of Duty. Oh, forse ci siamo. Vediamo. La grafica di menu è bassa qualità. Pixellata. Fa un anteprima. È bassissima qualità questa grafica. Credo che sia fatto il video renderizzato a bassa qualità, perché bruttissimo. Molto molto lento, eh. Ok, vuoi dare drone incendiatore, bomba incendiaria, bagnina di energia. Ah, possiamo scegliere. Allora, metrica digitale, viso. Vai. No, M4 a 1. Vai. 3, 2, 1. Secure those captures. Allora, vediamo un attimo. Ok, il feeling. I'm detecting hostiles on zone C. Friendlies capturing zone A. Zone secured. Molto. Hostiles on the scope in zone B. Friendlies going for zone B. Tutti qui? Capture zone secured. Enemy neutralized. Tomma. Ah, i colpi non si sentono addosso. Insomma. Mi sa di giochino. Vediamo, vediamo. Ah, stavo quello dietro. Coltello malefico. Come stanno venendo da dietro? Hostiles on the scope in zone B. Per capire. Ma non senti i colpi addosso, non sai quando ti sparano. Non senti niente. Non sai nulla. Non hai il feedback sui colpi. Capture zone A is at risk. Friendly capturing zone A. Zone secured. Grande. No, oh, che si è attivato quello, lo scudo. Sì. È attivato qualche scudo. Ma questo è uno scanning tipo UAV, ma non vedo mai nessuno. L'appoggi così o no? Capture zone secured. Revenge kill.
Anche, ma ha preso un check-in. Ma non, non senti niente, non hai il feeling sul colpi. Oh, ma sempre quel cecchino là sopra. Ah no, quello sotto. Rivelato l'occhiale sonar. Minchia. Zone B compromised. Vabbè, dai, la bomba sullo spawn. Ma che sfiga. Senti solo sti passi. Vabbè, no, no, non sono il mio stile, dai. Chi m'ha preso? Zone A under assault. Gli incendiari, colpi incendiari, vabbè. Ma chi m'ha preso? Uccisioni abbiamo fatto. Prova arma e K. Proviamo qualche altra modalità, perché secondo me dominio è poco giocato. Scorta, proviamo scorta, vediamo se c'è più gente. Fusione. Allora, questa volta cambiamo. Quindi la bandiera magnetica, un drone purificatore, scudo blitz. Proviamo questo. Abbiamo sempre le M4A1, poi vediamo. I cancelli si aprono tra 25 secondi. Ah, ok. Possiamo andare. Ah no, possiamo andare. Pensavo era bloccato. Quindi oh, cecchinato. Ma la bomba non fa niente. L'uscita non cambia con le armi. Ai! Cambia fazione, no, no, no. Thank you.
Ah, sono due. Cado. Grenades away. Ah, hai fermato il piccolo? Ah, abbiamo vinto. Ha fatto una buona giocata qui, eh. Però c'è questo feedback che... Bloccati in partita. Nuovo accessorio, il mirino. Vediamo che finisce il conteggio, eh. Allora, vediamo se possiamo personalizzare le armi. Equipaggiamento. M4. Faccio modificarlo qua. Ok, ottica, abbiamo il mirino reflex, caricatore e ancora niente, la bocca, silenziatore, altro caricatore, vabbè, non abbiamo niente, abbiamo solo qua. Ok, sola neanche. Diciamo, come menu è carino, però il resto che non è. Peccato, perché non mi sembra bruttissimo. Se è una mappa, allora fusione abbiamo fatto, facciamo Midway. Anche qui tutto renderizzato a bassa qualità. Ma penso che sia dovuto alla beta, comunque. Per renderla più leggera, evidentemente. Oh, c'è un bel Egitto. Allora, Luna Park. Ah, ok. Siamo, allora, Riders Republic. Altro gioco. Allora, questa volta volevo provare. Molti usano questo delle esperte delle fiamme. Una bomba incendiaria o drone incendiario? Proviamo la bomba incendiaria. Ok. Andiamo qui dove andare. Allora, dovrebbe essere da qua. Qual è il drone? Cancelli da dove? Per andare avanti. Aggiustando là. No, per la fiammata sono morto. No, vabbè, non ci credo. Ma ce l'hai subito l'abilità, cacchio. Devi andare subito addosso. Cito, ce l'ho. Ah, cappero. Ah, ho finito le munizioni. Quella è l'arma del tenero, sì. Allora, la K si sente che è più pesante. Oh, no mio. Che stavo combinando qui? Ma è meglio il drone, mi sa. Sembra una barriera di Destiny che loro sparano.
Ah, lanciafiamme. No. Ah, è una tipo una super. L'abbiamo fermato. L'abbiamo fatto. Un vero dominio, perché non hanno conquistato neanche una zona. Poi non avevo fatto una bella partita, però. Vediamo, resoconto. Infatti fa qua, ho fatto cagare, vabbè. Midway, vabbè. Allora, abbiamo provato quello. Questi vanno sempre a difesa di fantasmi. Potenziamento BOV. Ah, ok, questi. R remedio. Proviamo il potenziamento. Mamma mia. Allora, quello l'ho preso bene. E dai, ma che mi ha ucciso? Non ti può arrampicare, non ti può fare niente. Oh, spostati. Conquistate tutto. Oh, dove manca sdraia? Tanto lagga quello. Oh no, mancava un'anticchia a quello. 22 FPS, infatti è morto. E poi arriva subito l'altro. Perse, eh? Perse. Sono stati bravi. Allora, ok.
Insomma, ripeto, non mi entusiasma, non è il mio stile di giochi, quindi niente, per me non va. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, sei bloccato.